Eccoci. Eccoci, ci siamo come promesso in diretta dall'MCE di Milano. Io sono Ilenia Cataldi, ufficio acquisti della Growatt Italia, a questo appuntamento importante per tutti gli operatori del fotovoltaico e del risparmio energetico. Qui con me c'è Arcangelo Lo Iacono. Buongiorno a tutti. Direttore dell'area sviluppo di Growatt Italia, ovviamente. Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui in fiera all'MCE Milano. In presenza dopo 2 anni è un'occasione importantissima, ci ritroviamo tutti noi operatori del settore in presenza per discutere, parlare, confrontarci su un anno che è stato importantissimo per il nostro settore, che ha visto tanti sviluppi, anche convulsi in qualche situazione, ma comunque interessante, che ha dato a tutti la possibilità di crescere molto e espanderci. Eccoci qui nella zona del fotovoltaico, dove troviamo il padiglione Growatt, il nostro stand che vi facciamo vedere. Se riesco a girare, vediamo. Eccoci, eccolo. Questo è lo stand di Growatt, protagonista al centro del padiglione, dove è presente il mondo del fotovoltaico e dove abbiamo portato. Eccoci qui. Vai Arci, eccolo. I grandi prodotti che stiamo distribuendo ora e che sono protagonisti sul mercato fotovoltaico italiano, e quelli abbiamo presentato in anteprima, quello che porteremo dall'anno prossimo all'interno del nostro mercato. Arci, io mi avvicinerei verso le nostre macchine. Eccoci, questa è la nostra soluzione di accumulo monofase, che è una soluzione diffusissima sul mercato, e questa è la nostra soluzione trifase con un inverter ibrido da 10 kW e le batterie modulari ARC. Ma abbiamo portato anche le nostre soluzioni future, quelle che dall'anno prossimo, con la crescita del mercato trifase e degli accumuli, saranno probabilmente il nostro best seller di mercato, cioè i nuovi ibridi ad alta tensione trifase che arriveranno fino a 30 kW, e questa è una grande novità che abbiamo annunciato in questa importantissima fiera, con le nuove batterie modulari APX da 5 kWh che consentiranno di creare accumuli fino a 90 kWh mettendo in parallelo 3 di questi ibridi. Quindi, come vedete, Growatt non dorme sugli allori e, nonostante un anno di grandissimi successi per la nostra azienda, stiamo continuando a investire in ricerca e sviluppo per dare soluzioni sempre migliori a tutti i nostri clienti. Vi portiamo all'interno del nostro stand, dove potete vedere anche il completamento del nostro portafoglio. Growatt ha investito tantissimo nella tecnologia, si crede tantissimo nella mobilità elettrica. Abbiamo le nostre nuove colonnine di ricarica per i veicoli elettrici Thor by Growatt, nei modelli sia monofase sia trifase, e manca qui la grande colonnina da 40 kW in consumo, che è stata ed è già sul mercato. Vi presentiamo adesso invece all'interno del nostro stand il resto degli altri nostri colleghi. Li vediamo impegnati al momento, ecco. Ecco qui presente il nostro direttore generale. Ci mettiamo qua così almeno vediamo. Vediamo anche il brand. Allora, presidente della Growatt Italia, che cosa ci puoi dire di questo anno? Questo anno parliamo del semestre. Diciamo che questo semestre stiamo chiudendolo veramente con dei numeri davvero eccezionali, quasi insperati, considerando il fatto che abbiamo già superato da qualche giorno il fatto dello scorso anno. Quindi sicuramente le prospettive sono molto molto interessanti. È un mercato ancora in grande fermento, che vive sicuramente delle criticità che sono più di carattere finanziario che di carattere di mercato, o meglio, i crediti, che sono state una leva importante per lo sviluppo di questo mercato, stanno avendo un po' di problemi nella fase di regolazione delle banche, e questo sta creando un minimo di criticità, superati i quali, devo dire, quest'anno sarà un anno che chiuderà sicuramente con dei risultati veramente, veramente importanti. 2023? 2023 noi confidiamo, sebbene il super bonus potrebbe venire meno come spinta, come leva commerciale, sicuramente il mondo industriale, commerciale e industriale, proprio a seguito dell'aumento vertiginoso del costo dell'energia, comporterà un dirottamento di tutta una serie di interessi su una platea molto molto vasta per la realizzazione di impianti fotovoltaici capaci di mitigare quelli che sono stati gli incrementi del costo dell'energia. Pertanto quello che vediamo nel 2023 è sicuramente il mantenimento di un fatturato estremamente importante, con la possibilità di crescere ancora di più se lo Stato continuerà
ad incentivare con forme diverse anche le attività residenziali. Bene, ringraziamo il nostro presidente Roberto Croce e facciamo un ultimo giro nello stand. Ho qui con me anche Alessandra, responsabile della logistica. Ciao! Salutiamo buongiorno. Tutti e ci vediamo alla prossima fiera, alla prossima diretta. Un bacio, ciao!